La scienza sperimentale parte dalla considerazione di voler essere puntuale, ossia di basarsi su delle cose oggettive, sottoposte a sperimentazioni e provate da un fenomeno che è ripetitivo e accade sempre nello stesso modo, nella convinzione che così facendo si arriva a scoprire le leggi vere. Ciò è indubitabile. Però, se la scienza parte da quello che vede e che ha le dimensioni della realtà espresse in termini di massa, di tempo, di spazio, di flusso, di molecola, di calore, di intensità della luce, è sicura che parte da cose veramente oggettive in sé che preesistono all'esistenza umana? Ecco, la scienza dovrebbe riconsiderare maggiormente il collegamento dalla sua conoscenza alla verità assoluta che è a monte di quelle forme che appaiono nella conoscenza. Va infatti considerata la relazione tra la verità assoluta e la verità relativa da cui la scienza parte, non conoscendo cosa sia, e dandole per scontata la sua realtà. La scienza dovrebbe considerare che tutto quello che percepisce è in relazione al terzo principio della dinamica, chiamato di azione e reazione, perché ogni azione che si svolge nel tempo è condizionata a una dinamica di questo tipo. Se non lo fa e considera delle verità oggettive, non si rende conto che queste verità oggettive non sono verità in primo grado, ma sono semplicemente delle verità uguali e contrarie alla verità fondamentale. Se noi vediamo una evoluzione verso il futuro, in verità questa è l'immagine della devoluzione verso il passato. Fin quanto la scienza non lo fa e considera vera l'evoluzione che vede e non il divenire in negativo, che è il prodotto tra azione e reazione, quando diamo a uno il significato di più uno e l'altro meno uno, indipendentemente da quale dei due sia positivo o negativo, quando noi componiamo tra di loro azione e reazione, ossia i due opposti, abbiamo sempre il segno negativo. Questa verità, segnalataci dall'algebra, è incontestabile. La componente tra l'azione e la reazione, ossia l'azione uguale e contraria, è sempre di segno negativo. Noi lo vediamo di segno positivo perché stiamo vedendo non la componente diretta tra l'azione e la reazione, ma la sua stessa reazione, che essendo reazione a ciò che è negativo, è visto in positivo. Le sette dimensioni della realtà che noi vediamo sono, esse pure, l'immagine uguale e contraria di qualcosa che è all'origine di questa immagine, ma che a noi risulta solo in questo modo. Non dobbiamo confondere assolutamente questo modo come una consistenza primaria, ma
ma senza dubbio come l'immagine uguale e contraria, ossia la reazione alla vera azione in atto e che ci fornisce poi le varie sette dimensioni della realtà, come la massa, come il tempo, come lo spazio, il flusso reale, il flusso termico, la molecola e l'intensità unitaria della luce. Va veramente riconsiderato il significato assoluto, fondamentale, che dobbiamo dare alla realtà che noi percepiamo. Perché fino a quando la consideriamo vera per come ci appare e non l'immagine della reazione, ossia dell'azione uguale e contraria alla realtà, noi stiamo prendendo fischi per fiaschi. Va riconsiderato attentamente quello che è stato un intervento della scienza fondamentale due secoli fa, fatto in Francia durante l'illuminismo, quando, poiché l'uomo usa il ciclo decimale, si volle che ci fossero unità di misura che giacessero tutte nel sistema metrico decimale, e quindi fu determinato un metro, un chilo, un secondo e poi tutte le altre unità, proprio sulla base 10 del ciclo di ogni unità di misura. Dobbiamo riconsiderare questa legge generale a cui fu assoggettata ogni unità della fisica. È stato un marchingegno scoperto dall'uomo e poteva trovarne un altro, oppure è stata veramente una riconoscenza della verità che esiste nei rapporti di una dimensione che è veramente 10 come il ciclo unitario dello spazio-tempo? Infatti, il ciclo unitario dello spazio-tempo è un'onda composta dalla sequenza di due opposti tra loro. Quando sono opposti in linea di matematica e sulla base delle tre dimensioni dello spazio, ecco che 3 diviso 3 determina l'accorpamento unitario ed è, diciamo, la prima fase dell'onda, quella dell'accorpamento. La seconda fase è quella dell'espansione. E allora, se la prima fase è 3 diviso 3, la seconda, che è opposta alla prima, non può che essere 3 per 3 uguale 9. E quindi il ciclo 1 più 9 uguale 10 deriva come la logica e unica conseguenza del ciclo tra il tempo che viaggia su una sola linea e lo spazio, che è l'avanzamento tridimensionale del tempo. Bisogna anche considerare come la nostra intelligenza, quella primaria, quella che ragiona usando le possibilità della matematica, usa la matematica per leggere dei significati legati ai numeri e lo fa usando le lettere. Per esempio, io, se uso i numeri 1, 2, 3, 4, esprimo dei numeri determinati, ma se voglio esprimere la sintesi di ogni numero possibile, io posso usare una lettera come la N e assegnare alla lettera N, che non è un numero, è una lettera, assegnarle il significato concettuale di ogni numero possibile. Ecco, questa è una caratteristica che hanno le lettere, consentono una interpretazione significante di quelle quantità che la nostra natura usa attraverso il nostro cervello per avere un'immagine dello spazio e del tempo e della massa usando
il ciclo 10. Questo ciclo 10 che abbiamo visto è proprio una cosa in sé e non un marchingegno dello spirito umano. È così perché il nostro stesso io è un ente matematico che ha la presenza 10, di 10 dati a sua disposizione e è in grado di scomporli in un modo spazio-temporale, ossia in frazioni, in cui il numeratore abbia il significato di spazio e il denominatore abbia il significato di tempo. In tal modo l'unità data da n fratto n è l'interazione tra n e n elevato a meno 1. Sono due opposti tra loro, uno n, l'altro ennesimo, uno che è numeratore e quindi vale come spazio, il secondo che è denominatore e vale come tempo. Da ciò risulta che lo spazio reale, che contiene spazio e contiene tempo, non è mai solo il numero 1, ma è il numero 1, paragonabile a n elevato più 1, quando ad n assegniamo il valore di 1, e il valore n elevato a meno 1, che diventa un valore ennesimo dell'unità, e quindi è un valore decimale. Quando noi andiamo a sommare il tempo allo spazio, praticamente sommiamo il numeratore a una frazione decimale e abbiamo un numero reale che è sempre maggiore dell'unità. Questo condiziona nella nostra natura l'onda elettromagnetica unitaria a non avere un lato 1, perché il lato 1 è idealmente unitario solo nello spazio, ma la sezione della nostra realtà, essendo reale, ha un lato che deve essere di spazio e di tempo, quindi deve essere 1 e un decimo di 1, e quindi l'area è maggiore di 1 al quadrato, tanto che la cubatura 3 di 3 metri cubi incastrati uno nell'altro come tre masse, una rivolta verso X, un'altra verso Y, un'altra verso Z, ciascuna di un metro cubo, quindi 3 metri cubi presenti in ogni secondo, se fossero allineati come un flusso sarebbero 3 metri cubi al secondo, sarebbero un flusso di velocità di volume. Se noi invece di leggere la velocità di volume vogliamo riferirci alla velocità della sezione, e allora è 1 al quadrato, diventa 3 metri al secondo, perché la cubatura 3 divisa per 1 determina il flusso 3. Noi possiamo avere il flusso reale totale solo quando abbiamo una superficie unitaria veramente che è 1. Quella reale non può essere 1 per le ragioni che ho detto. Di conseguenza, ecco perché la velocità della luce, la C, misurata realmente, non è 3 a 1, ma è 2,99 a 1, proprio a ragione di quell'incremento minimo decimale che esiste sul lato. Il valore della massa assume un valore di pienezza. Il valore dello spazio è quello che possiamo configurare come uno spazio vuoto, senza massa. Quindi immediatamente noi vediamo a riconoscere che quando abbiamo la presenza di 10 dati, ma noi li osserviamo nel rapporto 0 a 10,
In sostanza noi stiamo considerando la massa zero, il volume zero, cioè il volume di un nulla, espresso in termini concettuali affidati al suono, come il significato della parola. Questo valore, di questo rapporto 0 a 10, assume il valore del silenzio. Va riconsiderato il significato della massa, perché la massa non è una cosa in sé se è una cosa reale, perché se è una cosa reale è un'azione secondaria, è una reazione, e è una reazione a che cosa? Proprio a un rapporto in atto come azione e reazione tra due enti la cui somma è 10 e che si pongono uno come numeratore e l'altro come denominatore, uno come tempo, uno come spazio pieno e l'altro come vuoto. Di conseguenza la massa, se non si arriva a capire che è la reazione alla valutazione soggettiva del rapporto un nono, che tradotto poi in una divisione porta a 0,11111111 ed è la causa proprio di quell'universo che noi vediamo infinito nello spazio e nel tempo. Quando uno scienziato vede l'universo infinito e lo considera come una cosa in sé e non si rende conto che invece non è altro che il frutto di un rapporto interno che noi facciamo, proprio poggiato sul porsi 1 a 9 all'interno del ciclo 10, tanto che 10 diviso poi per 9 diventi 1,1111 e determini l'infinito nel tempo, nello spazio, nella massa, sempre un decimo successivo, fino a quando non si capisce questo, non si arriva a capire il perché l'universo sia infinito, sia nello spazio sia nel tempo. Come 10 diviso 9 verso il futuro e come l'operazione inversa che parta da un 1,1111 a un certo punto del presente, che moltiplicato per 9 si arrampica a conoscere nel verso opposto di una causa sempre remota, tanto che l'uomo arriva a ricostruire una causa prima precedente alla stessa comparsa reale dell'uomo. E una volta che ciò accade e serve per avere un'immagine della realtà, l'uomo scopre come resti fossili sulla Terra dei corpi animali che, a seconda dell'evoluzione della specie immaginata dagli scienziati, esistevano prima ancora dell'esistenza dell'uomo. Ora, quando si arrivi a capire che le operazioni della matematica sono la causa determinante, e quindi noi possiamo usare sia un dividere, sia un moltiplicare per andare verso il futuro o risalire verso il passato, quando si capisca una roba di questo tipo, si arrivi a capire che quella determinazione che esiste rigidissima nella matematica si trasforma in una sola soluzione, quando essa poi si manifesta in un mondo reale visualizzato in termini oggettivi. Per forza andiamo a scoprire i resti fossili dei dinosauri o di forme precedenti alla vita dell'uomo, perché in un determinismo che sia determinato dalle divisioni della matematica o dalle moltiplicazioni,
poiché questi calcoli hanno un risultato unico, noi abbiamo l'apparire di un risultato unico in un determinato ambiente e lo visualizziamo come la presenza a un certo punto dentro uno stagno di uno scheletro di dinosauro. Il nostro cervello usa il rapporto 1 a 9 che usa per scoprire la massa per determinare anche concettualmente la lettera A. Va riconsiderato il tempo. Lo scienziato che parte dal credere che il tempo esista in sé e non capisce che è semplicemente dovuto alla matematica esercitata dall'attività cerebrale, è come un semplice personaggio pieno di fede in quello che vede e accusa poi chi ha fede nella fede religiosa proprio di quella pecca su cui si poggia il suo stesso credere vere le cose che vede, e qui stiamo vedendo il tempo, vede nel tempo, senza rendersi conto che il tempo compare soltanto quando la quantità delle cose da scoprire è più grande delle capacità che abbiamo noi per contenerlo. Quando abbiamo un secchio d'acqua e soltanto un bicchiere per svuotarlo, occorre un certo quantitativo di bicchieri per svuotare il secchio e compare il tempo. Quando un file su un computer può essere rappresentato soltanto in una pagina che contenga una certa quantità di caratteri, ma è un file molto più abbondante in caratteri, immediatamente il computer lo divide in pagine. Ed ecco che compare il tempo di lettura di una pagina che non può essere fatto se non dopo che è letta una pagina. Quindi il tempo è un frutto della nostra considerazione analitica. Noi, per analizzare, dividiamo il totale in singole parti e poi le movimentiamo. Ecco, in questo modo è la nostra analisi soggettiva che ingenera la presenza del tempo in una realtà che non ha alcun tempo, perché anche nel computer, se noi usassimo un carattere piccolissimo, un intero libro potremmo vederlo su una pagina sola e allora noi non avremmo più nessuna necessità di tempo tra una pagina e l'altra, perché sarebbe contenuto tutto in una pagina. Così sono le cose in relazione tra lo spazio e il tempo. Se noi abbiamo una pellicola unica che contiene tanti fotogrammi ed ha quindi un certo spazio di fotogrammi e lo dividiamo in due, ecco che compaiono due tempi di visione e due spazi. Quindi abbiamo diviso l'intero in due mezzi. Se lo dividiamo in tre, dividiamo in tre tempi terzi e così via. Quindi spazio e tempo sono inversi tra loro, come numeratore e denominatore, di un rapporto unitario che è sempre n su n, è sempre 1, ma noi lo possiamo vedere differenziato in tutti i numeri possibili e immaginabili, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 e così via. Quando il rapporto che determina il tempo, che è 2 ottavi, è utilizzato dalla nostra intelligenza per determinare una lettera, esso determina la lettera B.
Certamente lo spazio non è una cosa in sé. Vi ho dimostrato in che modo lo spazio sta nei confronti dell'unità. Se io prendo un film intero, lo divido in due spazi, lo divido anche in due tempi di visione di quel film. Quindi io ingenero lo spazio quando non voglio vedere in un tempo solo tutto lo spazio, e allora diventano due spazi, però sono due spazi mezzi, tutti e due. Di conseguenza, quando noi abbiamo dei numeri che sembrano grandi, tipo 5, sono sempre 5 quinti. L'essenza unitaria della realtà impone consistenze sempre unitarie. Quando la religione dice che Dio è uno, è perché in effetti il fondamento di tutte le cose che esistono è che esistono sempre in modo unitario, sempre come n su n. Nella nostra analisi differenziata, poi noi trascuriamo il tempo e ci occupiamo soprattutto di osservarne lo spazio, osservando la parte intera di un numero fino alla virgola. Se noi rappresentassimo lo spazio e il tempo, dovremmo rappresentare nello stesso modo l'unità come 1,1, oppure come 10,01. E allora avremmo lo spazio e il tempo, e una somma che corrisponde a 10 sommati a un decimo. La percezione dello spazio deriva dalla massa 3, considerata come piena, e 7 considerate come il denominatore. Questo rapporto 3 a 7 immediatamente usa il 7 per ridurre il 3 all'unità del 7, e di conseguenza è attraverso questa frazione di 3 settimi e l'algoritmo che otteniamo che noi riusciamo ad assegnare a questo algoritmo la comprensione del concetto spazio, e lo usiamo per vedere simultaneamente di un oggetto sia la componente della sua massa, sia quanto occupa di presenza nel tempo, sia quanto occupa di presenza nello spazio. Poi vedremo che gli altri rapporti hanno tutti quanti questa stessa funzione rappresentativa. Il nostro cervello, quando si ritrova a considerare le tre dimensioni dello spazio e vuole sintetizzarle a lettera, trasforma questa entità nella lettera C. Va riconsiderato il flusso spazio-temporale, quello che nella nostra natura ha la dimensione dell'ampere, per riferirci alla luce. Non è una cosa in sé, ancora una volta, è il nostro cervello che ha la presenza di 10 dati simultanei compresenti e li osserva in un rapporto azione-reazione, che è il prodotto di una frazione, ossia un prodotto tra enti inversi tra loro. E in questo caso il flusso è 4 moltiplicato l'inverso di 6, ossia un sesto. Si vede benissimo come questo prodotto, questa frazione, che è 4 sesti, è il flusso che possiamo immaginare come 4 masse, considerate piene, messe in relazione a 6 scatti di movimento di quella presenza unitaria, di quella dimensione 4 che ha 3 dimensioni di spazio e una dimensione di tempo. Quando il nostro cervello desidera sintetizzare la dimensione della realtà
del fondamento di ogni cosa, usa la lettera D, che è l'iniziale proprio della parola Dio, come il fondamento di tutte le cose. Quando il nostro cervello considera a livello equalitario il rapporto interno al 10, ossia 5 a 5, e allora ottiene l'algoritmo unitario che serve per fondamentale costruzione dell'aspetto termico della realtà. Quando la nostra concezione, il nostro cervello primario, concepisce in un modo ideale la quantità assegnata al flusso termico, usa trasformare questo quantitativo nella vocale E. La molecola, che la scienza prende per cosa in sé, non è una cosa in sé, è la reazione. A che cosa? Poiché la molecola agisce nel tempo, è costretta essa pure a un'interazione tra l'azione e la reazione, e le parti in causa che determinano la molecola sono sei masse che entrano in rapporto, quindi in combinazione, quindi per l'inverso di quanto manca al 10, quindi 6 per un quarto. Questo determina 6 quarti ed è l'algoritmo che determina alla base la nostra concezione di molecola. E idealmente noi segniamo questa concezione, quando vogliamo tradurla in un valore ideale, agganciandola alla lettera F. Anche la candela, l'intensità unitaria della luce, non è una cosa in sé. La candela è essa pure niente altro che la reazione alla nostra composizione tra azione e reazione, in cui l'azione è 7, e sono i 7 vincoli, quello 6 del sistema ortogonale e il vincolo del raggio sempre uguale della sfera. Quindi sono i 7 vincoli della sfera messi in relazione come una combinazione all'azione uguale contraria, in cui il contrario non è altro che il complemento al ciclo 10. Il complemento al ciclo 10 di 7 è 3, quindi è per 3 elevato a meno 1, e quindi abbiamo che 7 terzi è l'algoritmo posto alla base della nostra percezione relativa alla intensità unitaria della luce. Quando poi andiamo a considerarla come un giudizio ideale espresso per lettere, allora questa settima dimensione assume il suono della lettera G. Otto a due interno al ciclo della presenza simultanea 10 è un valore complesso, perché 8
è la realtà 4 più la realtà inversa 4, è da meno 4 a più 4. Di conseguenza è un ciclo intero a due tempi che non è mai il ciclo reale, perché noi non possiamo vedere simultaneamente la presenza di due tempi se non uno in relazione all'altro. Di conseguenza ecco perché il rapporto 8 a 2 è un rapporto complesso e non si traduce in natura in una ottava dimensione unitaria. È un valore muto proprio per il complesso totale che noi non riusciamo mai a percepire come ciclo definito intero. A noi è impossibile. E anche la rappresentazione letteraria si traduce nella H, che è una lettera muta. Il rapporto 9 a 1 considera 9 masse messe in relazione a uno spazio vuoto e quindi in un certo senso è l'energia, quella unitaria C2, che è un quantitativo assoluto, quel quantitativo assoluto che noi in natura potremmo avere solo se, come ho spiegato prima, i tre volumi presenti nel tempo di un lato, se fossero messi uno dopo l'altro e fossero di un metro cubo ciascuno, noi avremmo la velocità di 3 metri lineari ogni secondo, come la velocità del piano di un metro quadrato. Ma questo piano di un metro quadrato è un piano teorico. Il piano reale deve avere un lato sempre maggiore di 1, perché 1 è lo spazio, mentre invece il tempo è un valore decimale, quindi l'unità spazio-temporale è 1, rotti. L'area diventa gioco forza, quella reale, maggiore di 1, di conseguenza il volume di 3 metri cubi al secondo passa percorrendo solo 2,99 e rotti metri al secondo a causa della sezione reale maggiore di quella unitaria. Il valore assegnato a questa dimensione, che è quella di C2 assoluta, ossia velocità di flusso metri cubi al secondo, che poi sono anche metri al secondo quando si considerano che sono il flusso della sezione unitaria ideale, quindi metri cubi al secondo, non è la sezione reale, perché la sezione reale, la velocità reale che noi abbiamo dalla C, sono metri al secondo, ma non sono riferiti alla sezione, quindi sono una pura velocità che non è rappresentativa di un volume. Quando noi andiamo a rappresentare idealmente questo valore, usiamo la vocale I. Va riconsiderato il ciclo 10, perché, come ho detto prima, è vero che noi abbiamo 10 dita e quindi siamo stati aiutati a contare usando il ciclo 10. Ma bisogna renderci conto che 10 è una entità che ha una sua logica interna che non c'entra minimamente con le nostre dita. Infatti è il flusso ammassato espanso, che è ammassato 3 diviso 3 ed è espanso come 3 per 3. La somma dei due opposti in sequenza, l'ammassamento e l'espansione, è la somma tra 1 e 9 uguale 10, quindi 10 è una entità a sé stante ed è il riferimento unitario assoluto
di ogni numero. È proprio quella base che si pone una o più volte in relazione con se stessa e determina in tal modo quegli indici che diventano numeri se noi, attraverso un'operazione di logaritmo decimale della potenza basata su 10, eliminiamo la potenza nella sua base e abbiamo come valore residuo solo l'esponente. Questa è un'operazione di percezione logaritmica della realtà che si poggia sulla potenza. È proprio quella relazione secondaria, uguale e contraria a quella fondamentale, che è la potenza basata sul 10, e che noi attuiamo proprio nella forma uguale e contraria del logaritmo decimale che ci toglie di mezzo la base 10. A questo punto, quando andiamo a misurare poi la natura come n, ossia la sommatoria di tutti i numeri possibili e immaginabili, immaginandoli come numeri di neutrini o di atomi o di qualsiasi cosa reale che noi immaginiamo, dobbiamo renderci conto che questa n è sempre nel ciclo 10 come riferita alla base 10 del suo calcolo e di conseguenza è sempre un monomio, appare un polinomio semplicemente perché noi togliamo di mezzo la base 10 e quindi rendiamo un monomio un polinomio osservando in modo uguale e distinto. Quindi in presenza di un sistema unitario noi lo togliamo di mezzo e lo andiamo a osservare possibilmente nelle sue parti distinte. Quando noi valutiamo questo fondamento, che è la potenza 10, in valore di suono, ecco che scaturisce quella L che la cultura dell'uomo ha usato più di una volta per descrivere il fondamento di tutte le cose, ossia Dio. Quando ha chiamato Dio El, Eli, Allah, e quindi ha rimandato alla L proprio il valore 10 del ciclo numerico, che è proprio il ciclo dell'ammassamento e dell'espansione. Va riconosciuto il ciclo fondamentale del soggetto vivente. Quando noi chiamiamo noi stessi io, ossia la I e la O, usiamo il 9 e usiamo il 13. 9 più 13 fa 22 e 22 è proprio tutto il complesso che va da meno 11 fino a più 11. Ecco allora che l'io compare e si afferma proprio come tutto il complesso basato su un soggetto che ha come spazio il ciclo 10 assoluto e diventa lanciato nel tempo reale grazie all'unità che è aggiunta al 10, per cui il valore numerico 11 esprime l'avanzamento assoluto, ossia 10, dell'unità reale. Ecco perché, poiché l'avanzamento assoluto dell'unità reale è 10 più 1 è 11, noi poi chiamiamo io il nostro complesso, perché è quanto va da meno 1, da meno 11 a più 11. Però proprio nella giusta valutazione, prima della I, ossia dell'energia C2, quel 9 a 1 che determina la realtà sempre decimale attraverso la divisione di 10 diviso 9. E quindi il nono è fondamentale per noi. Ed ecco come il fondamento di noi stessi assume come prima lettera la I. E poi la O, vedremo, essendo il 13, è l'avanzamento assoluto della dimensione 3 dello spazio. La lettera che corrisponde al ciclo 11
e la M. Il ciclo 12 è esattamente la dimensione 2 di una sezione 1x1 che avanza in assoluto di 10. Quando noi valutiamo questo concetto in termini ideali assegnati ai suoni, ecco che noi rappresentiamo questa dimensione numerica in una che usa la lettera N. È il 3 che avanza di 10 e quindi è l'avanzamento assoluto 10 della dimensione 3 dello spazio, poiché lo spazio è tutto e 10 è tutto. Ecco che la stessa forma a cui è assegnato il compito di rappresentare questo ciclo diventa proprio un circolo ideale che ha la stessa forma della O di un qualcosa che non ha mai né principio né fine. Il ciclo 14 è la dimensione 4, 3 dello spazio e 1 del tempo, che avanza interamente di 10. È quella sezione ideale avente 7 giorni per lato e quindi ha una lunghezza di 7 più 7, 14 giorni, che se è 7 anche nella linea del flusso porta poi l'uomo, quando va a una verità fondamentale della creazione dell'opera piena fatta da Dio, e usa il numero 7 nella linea del flusso come 7 giorni. Il valore assegnato a questo 14 è quello del suono della lettera P di padre. Rappresenta nel 5 la dimensione termica, che è uguale in un verso o nell'altro verso e che avanza interamente di 10. La dimensione 5 è la dimensione media del ciclo 10, è il suo tempo ideale, quindi 15 in sostanza è l'ideale spazio-tempo, e in termini di significato assegnato poi alle lettere è una lettera che non a caso è una Q, che nella lingua italiana non può mai fare a meno di accoppiarsi alla lettera U, proprio perché lo spazio-tempo da solo non ha senso se non si aggiunge al significato 19 che avrà la lettera U. Il ciclo 16 è importantissimo perché 6 è il numero dell'immagine complessa dei vincoli dello spazio ortogonale. Sono le 6 componenti, 3 in positivo come x, y, z, 3 versi, e 3 versi negativi uguali a contrari. Quando questo complesso 6 avanza interamente di 10, ecco che abbiamo tutta la realtà nel suo avanzamento. È la realtà espressa dal 16, che è 4x4, ossia il piano formato dallo spazio-tempo 3 più 1 su ciascuno dei due lati. Quindi la dimensione 16, che è corrispondente poi alla R della realtà, è la massima espressione della vibrazione stessa di ogni lingua, e infatti
e la lingua realmente che per pronunciare la R è costretta a vibrare. Questo gesto noi lo facciamo proprio in relazione alla lettura ideale che il nostro cervello, che è un perfetto computer anche nei soggetti imbecilli, è in grado di assicurare. Questa intelligenza ce l'hanno anche gli animali quando vedono il mondo. È una intelligenza che si poggia in un modo molto semplice sulle masse. Infatti tutti questi numeri, fatti da numeratore e denominatore, hanno nel numeratore sempre delle masse, come se fossero dei pesi. E come noi siamo in grado di pesare immediatamente sul piano di una bilancia una mela, una pera e cose dissimili, perché ne valutiamo solo la massa, qualunque cosa ci mettiamo sopra, così fa anche il nostro cervello quando assegna ai numeri la capacità ideale di ammassare ogni contenuto, non solo quello che poi usiamo per visualizzare la forma del mondo, ma anche quei contenuti astratti ideali che noi poi trasformiamo in lettere che ci consentono una interpretazione ideale dello stesso mondo fisico che rappresentiamo con gli stessi algoritmi. La dimensione 17 è quella assegnata alla lettera S e è tutta l'opera divina in 7 giorni che avanza in assoluto. Infatti è tutto il ciclo reale 16 immaginato proprio nel piano 4x4 che avanza di 1 nel flusso. Poiché sono valori assoluti, noi possiamo sommare il valore di area al valore di linea, perché dire che un ente ha un numero assoluto significa sganciare quel numero da qualunque interpretazione che noi gli diamo di area, di linea, di flusso, di massa. È unicamente un numero. Quindi se il fronte è 4x4 è il numero 16 e possiamo sommarlo tranquillamente al numero 1, tanto che diventa 17, anche se nel nostro calcolo reale non possiamo aggiungere a un'area una lunghezza. Noi al massimo possiamo moltiplicarle e ottenerle un volume, ma i nostri calcoli che facciamo sono calcoli reali e non calcoli assoluti. Invece la nostra mente, usando il calcolo assoluto, sgancia le masse dal loro apparire relativo, tanto che la bilancia possa pesare tutti gli enti che esistono sopra, indipendentemente dal fatto che siano volumi, che siano linee, che siano masse, e ne valuta il contenuto assoluto numerico. Ecco perché il numero è ideale a rappresentare la ragione di una mente, perché consente tutte le relazioni astratte, sganciandole in partenza da che cosa è indicato da quel numero. 3 per 2 è sempre 6, indipendentemente che siano 3 mele, 3 bambini, 3 quello che volete, e 2 siano quello che volete. Il valore 3 per 2 è sempre 6. Ecco perché la matematica consente di ragionare. Toglie di mezzo quello che c'è di relativo e lo riduce a puro ente numerico e fa proprio come una bilancia che sia in grado di pesare tra di loro cose di tipo diverso. Quando noi abbiamo 17 abbiamo quell'espressione del dio Ra, che è il 16 più 1. 17 è il ciclo assoluto del 16, perché potete immaginarlo come 4 diviso 4 più
4x4. Quindi è il ciclo compresso espanso della realtà 4, compresso come 4 quarti che si sommano all'espanso dato da 4x4. Il ciclo assoluto è 1 più 16, quindi 17. Il ciclo 18 va riconosciuto nello spazio-tempo complesso 3 più 1, 4, reale e 4 immaginario. Tutto l'8 si sposta interamente, ossia di 10. Quindi 18 è una somma che in assoluto sarebbe un prodotto tra 10 elevato a 10 per 10 elevato a 8. Ma se noi togliamo di mezzo sempre la base 10 del ciclo e leggiamo solo i numeri di cicli, riduciamo immediatamente un prodotto di potenze in somme di indici. E quindi 18 è 10 più 8, ma in potenza è il prodotto tra 10 elevato a 10, ossia tutto il movimento, relativo a 10 elevato a 8, che è tutta la realtà 10 alla 4 per 10 alla 4, ossia 10.000 per 10.000. In termine di significato estrapolato dalla nostra mente e rappresentato attraverso i suoni, il numero 18 si trasforma nel suono T della lettera T. Il ciclo 19 è tutta l'energia 9 che si muove di 10 e va capito esattamente che noi poi usiamo questo ciclo per visualizzare queste cose che stiamo dicendo, tanto che poi quando la nostra ragione estrapola i significati relativi alle varie interazioni le configura nella lettera U, che come ho detto prima deve seguire la lettera Q, che è la 15, tanto che 15 più 19 sia quel 34, che è il valore assoluto dell'unità del 100, quando il 100 assoluto è visto nel terzo ma in assoluto. Mi spiego, il 100 è un valore assoluto, diventa unitario in 99 unità, diventa 1 di una terna in 33 unità. Quando in 33 unità aggiungiamo anche l'unità e otteniamo 34, abbiamo che il 34 esprima l'ente unitario trinitario sommato alla sua unità. Quindi ecco perché la Q, che era il puro spazio-tempo, doveva essere riferito al 19, che è tutto, tutta l'unità, per quanto si muova, se è una unità che è parte di un 10 che avanza di 10. Un 10 che avanza di 10, necessita di 20. Una unità lì all'interno di quel 20 avanza di 19. La lettera U è tutto l'avanzamento unitario nel ciclo che avanza in modo unitario. Di conseguenza, questo avanzamento unitario, quando è assegnato allo spazio-tempo, determina nella lingua italiana proprio quel Q che deve essere sempre indicato con Q. E la lettera Q non può agganciarsi ad altre vocali. Quindi va riconosciuto che il ciclo 20 è idealmente tutto l'avanzamento 10 del ciclo 10. Ecco, la V della vittoria che esprime
questo 20 in un modo così abbinato. Allo stesso modo come la lettera U esprimeva quel testa-coda che si fa quando il soggetto 1 ha percorso tutto il suo spazio in tutto l'avanzamento unitario del suo spazio. Quando il soggetto ha percorso tutto il suo spazio è costretto a un testa-coda, a una conversione a U. E noi vediamo benissimo che la U è proprio la forma ideale che rappresenta come segno e come suono questo concetto. Arriviamo infine alla dimensione 21. Essendo 7 più 7 più 7, è l'opera intera, divina, assegnata da un Dio fondamentale che dice l'opera intera è costruita in 7 giorni. E sono 7 giorni nella linea del flusso, ma anche ovviamente nella linea base e altezza dell'area del flusso. Quindi quando noi consideriamo tutto l'avanzamento lineare, abbiamo un 7 più un 7 più un 7, un 21. E quando noi assegniamo a tutte queste 21 dimensioni il loro significato, ecco che arriviamo alla lettera Z che conclude tutte le possibilità del nostro alfabeto. Quindi, per concludere questa spiegazione piuttosto sommaria, la scienza attuale, che non volendo essere confusa da affermazioni teoriche precedenti, si mette a osservare la realtà e vuole fare esperienze reali che siano ripetibili per determinare delle leggi, quando arriva a scoprire che la legge fondamentale dell'apparire dello spazio nel tempo è il terzo principio fondamentale della legge dinamica, deve arrivare a capire che noi siamo costretti a vedere sempre in atto la reazione, ossia l'azione uguale e contraria a un'azione che è sempre precedente ed è sempre il contrario della dinamica nel tempo che noi vediamo. Se l'uomo fosse capace, se la scienza fosse capace di una cosa di questo tipo, non affermerebbe più tanta sicurezza della evoluzione della specie, perché si renderebbe conto che questa è un'evoluzione che appare evoluzione perché si affida all'aspetto elettrico e all'aspetto materiale e non all'aspetto magnetico e all'aspetto antimateriale, che se fossero osservati e che fanno parte della nostra realtà, porterebbero all'apparire di un mondo in devoluzione, in cui l'antimateria avanza annichilendosi fino a rientrare in un punto senza dimensione, come agisce nello stesso modo il magnetismo che attrae tutto in un punto senza dimensione. E arriverebbe a capire che il Big Bang non è una ribellione contro la gravitazione universale, ma è semplicemente la visione corretta della gravitazione, vista attraverso la sua reazione, ovvero attraverso l'azione uguale e contraria. Per cui, mentre tutte le masse magnetiche e l'antimateria è attratta gravitazionalmente a un punto senza dimensione, noi lo vediamo nel modo uguale e contrario, ossia non magnetico ma elettrico, non antimateriale ma materiale, e la visione affidata al contrario del vero ci porta a una evoluzione, quando invece la verità è la devoluzione. Quindi tutti gli scienziati che seguitano a credere in questo mondo evolutivo, che è una pura apparenza uguale e contraria di un mondo che avanza in negativo,
sono delle persone che credono talmente come allocchi alla rappresentazione ideale della loro mente da credere di essere oggettivi e confondono il risultato della nostra mente che crea gli oggetti con la loro massa, con tutta la loro roba, proprio in azione di puri rapporti numerici e li sostengono veri in sé. Siamo noi che valutando 1 a 9, il ciclo 10, ingeneriamo la possibilità di vederne la massa. E invece questi scienziati partono dalla cosa vista in sé, non si rendono conto che la visione è uguale e contraria, a che cosa? Alla interazione tra l'azione e la reazione. Interazione tra due cose inverse, che giacciono sempre nel ciclo 10, e di cui l'una interagisce con il contrario della parte complementare, per cui 1 si moltiplica con 9 alla meno 1, 2 si moltiplica con 8 alla meno 1, 3 si moltiplica con 7 alla meno 1, 4 si moltiplica, eccetera, eccetera. Questo è vero, ma questo è il nostro calcolo ideale, grazie al quale riusciamo poi a scomporre, a poter rappresentare la natura, ossia questo ambiente assolutamente indistinto, soffuso, non unitario, aggregandolo in unità. Siamo noi che creiamo il numero, noi stessi, essendo noi il numero, usando la matematica, che è un rapporto che è indiscutibilmente valido in se stesso, per consentirci una rappresentazione del mondo che non dipenda da noi, ma dalle regole della matematica. In questo modo il nostro cervello primario è molto intelligente, ma proprio per questo poi i nostri scienziati, fino a quando non si rendono conto che noi vediamo la massa perché stiamo osservando il rapporto 1 a 9 e invece dicono no, noi vediamo la massa, c'è la massa, questi credono alla bidonatura che sta dando loro la loro mente creando queste forme e le prendono per buone e poi accusano pesantemente tutti coloro che hanno fede e che rimproverano dicendo tu credi a quello che ti dice il tuo cervello, come se loro non lo facessero in un modo assolutamente macroscopico. Lo fanno e non si rendono nemmeno conto che lo fanno.